Ecco questo tamburo in sottofondo, godiamoci la pole position provvisoria. Dobbiamo vedere chi fa la pole. Sainz attualmente parte il suo giro molto presto, forse per evitare probabilmente le bandiere gialle. Dobbiamo sperare, ragazzi. Aspettiamo e speriamo. Sainz, Leclerc, Perez, Verstappen, Gasly, Russell, Vettel, Hamilton, Alonso, Tsunoda. Questa è la top 10. Adesso Sainz, vediamo, sta per concludere il primo settore, si è lanciato anche Charles Leclerc, tra un po' si lanceranno anche Perez e Verstappen, male, Sainz a 5 decimi di ritardo praticamente dal suo giro, dal suo miglior giro, e penso che abbia anche abortito. Spero anche che l'abbia fatto, vediamo Charles, vediamo Foxia nel primo settore, i 114 millesimi, e nel frattempo ci fanno vedere... Mi sale un board di Charles, vediamo anche Verstappen che sta per concludere il suo primo settore. Eccolo qua, Charles Leclerc, molto bene. Vai Charles, vediamo un po', sbaglia, 52 millesimi di ritardo a Charles Leclerc. Max Verstappen, vediamo adesso anche Sergio Perez che tra un poco arriverà. Vediamo, ma sta andando molto lento. Perez già è partito, era a curva proprio che mi faceva vedere molto lento. Adesso qua Charles Leclerc sta per concludere il secondo settore. Mamma mia. E ancora Fucsia nel secondo settore, i 5 decimi rispetto a Carlos Sainz. Da parte di Charles Leclerc vediamo anche il secondo settore di Verstappen con Sainz che suppongo dovrà fare almeno un altro giro. E adesso qua avanti Charles con Perez che fa un buon primo settore. Non buono invece il secondo settore di Verstappen che non si migliora neanche. Charles Leclerc arriva sul traguardo per mettere la pole position provvisoria. 1.41.359, pole position provvisoria. Arriva adesso Max Verstappen con Sainz che starà facendo sicuramente il suo giro. Sesto Lewis Hamilton, vediamo Max attendendo Sergio Perez. Secondo Max Verstappen, 1.41.706, 347 millesimi di ritardo. Sta per arrivare Sergio Perez adesso qua all'ultima curva e poi quei destra-sinistra. Terzo settore mostruoso a parte di Fernando Alonso che fa un fucks nel secondo settore. What the fuck, adesso qua Perez, eccolo qua. Rettilineo, l'ultima volta che si sposta leggermente. Rettilineo per Sergio Perez. Va Perez. Secondo Sergio Perez. Pole position per Charles Leclerc. Pole position. Aveva il suo colpo in canna Sainz. L'ha sbagliato. Ed è pole position per Charles Leclerc. Altra pole stagionale, mi sa la sesta pole stagionale. Cioè, ne hanno fatte due le Red Bull, tutte le altre Charles Leclerc. Ne ha fatta una Perez e una Verstappen dove? Dove l'ha fatta Verstappen la pole? Comunque li sta stracciando tutti alle pole position Charles. Purtroppo Sainz non è riuscito a fare, cioè l'avrebbe anche fatto ma non, mi sa che non l'ha fatto perché non ce lo stanno manco inquadrando per sbaglio. Pole position ragazzi per Charles Leclerc, molto bene anche Sebastian Vettel, nono, ottavo Tsunoda, decimo in qualche modo Alonso che fa sempre in tutti i gran premi. Il terzo settore è super, poi inquadrato Carlos Sainz che non penso stia facendo il giro chissà che cosa. Ah forse sì, per un lungo, mamma mia che traversone che ha fatto Carlos. Peccato ragazzi, peccato perché Carlos ancora una volta sembra quando ha il pane sotto i denti non riesce a prenderlo proprio il pane. Non è andato a Monaco, adesso aveva la pole position sotto i denti, se la poteva mangiare, se la poteva gustare, non ce l'ha fatta. Ma che secondo settore ha fatto Charles? Ma voglio parlare del secondo settore che ha fatto Charles Leclerc. Vediamo qua adesso cosa è successo. Sergio Perez, anche lui, molto, molto lungo, è una curva, sempre quella, mi sembra, curva 15, quella in cui è anche andato a sbattere Sebastian Vettel. Peccato ragazzi, peccato per Sainz, molto bene Gasly, sesto, molto bene, cioè bene a dire il vero Russell, quindicesima pole position in carriera per Charles Leclerc che aggancia massa e solamente di più, cioè questo qua corre in 3A da 4 anni, in cui praticamente il 2020 lo dobbiamo escludere perché ha fatto un cazzo. Giustamente, con quella Ferrari era difficile anche metterla in terza, ve l'ha messa tantissime volte. Cioè lui
terzo nella classifica all time della Ferrari. Ma stiamo scherzando. Charles, non ricordo dove ero rimasto. Gran lavoro, great job ragazzi, great job. Stavo dicendo che la classifica all time, ottava prima fila consecutiva, cioè Charles, sesta pole o settima stagionale. Cioè, veramente incredibile Charles Leclerc, è troppo forte. Allora, Charles Leclerc deve migliorare in gara, però in qualifica è il migliore in tutti. Nel qualificatore, ragazzi, è il miglior qualificatore che io abbia mai visto. È il migliore. Poi io seguo la Formula 1 dall'anno scorso. Ma non ho mai visto questo. Non ho mai visto così. Cioè, veramente. Manco dire che abbia la migliore di tutte. Perché ad esempio ho visto adesso Schumacher ha agganciato per l'ottava prima fila consecutiva, ha agganciato Schumacher nel 2004. Schumacher in quel momento, cioè, che vogliamo mettere a paragone Schumacher e la macchina che aveva Schumacher in quei tempi e quella che adesso Charles Leclerc, Michael aveva forse la miglior macchina di sempre. Forse dopo la V11 dell'anno scorso di Mercedes, di 2 anni fa di Mercedes. Però una delle migliori macchine di sempre. Cioè, forse per me è la miglior macchina, insieme a quella McLaren, non mi ricordo, forse MP93, qualcosa del genere. Quella è il 93 più o meno, con Senna e tutti quelli. È uno dei migliori qualificatori. Il miglior qualificatore è Senna. E assomiglia tanto a Senna, Charles. Scusatemi, ma devo fare questo paragone. Assomiglia tanto a Senna. Assomiglia tanto a Senna. Perché qualificatore, guerriero. Speriamo non faccia ovviamente la fine di Senna, perché sarebbe un duro colpo. Faceva tante qualifiche proprio in questi tempi, con le sue macchine. Faceva tante super pole position. Però poi non era mai concreto in gara. Cioè, non è che non fosse mai concreto. Non era chissà che cosa in gara. Questo era il suo problema. Mentre invece in questo momento, ragazzi, Charles sembrava avercela. Incrociamo le dita, ma non ce l'ha. Ah, l'unica pole position che ha fatto Max è quella della sprint qualifying. Non mi ricordo se l'aveva fatta anche nella qualifica. Ecco, qual era? Sesta pole stagionale per Charles. Qualcosa di incredibile. L'importante però è vincere la gara domani, perché bisogna assolutamente vincerla, ragazzi, perché il mondiale è difficile adesso. 9 punti di distacco, che possono essere tanti. E poi c'è dietro anche Sergio Perez, che ha meno 15, ce lo dimentichiamo, e io non me lo dimentico. Pole position per Charles Leclerc, però l'importante è domani. Ciao.